se la vostra vita è fatta di cose insipide, magari roboanti, ma prive di consistenza spirituale, è costruita come una casa sull'arena. Casa sulla roccia è invece la nostra vita organizzata su un piano di maggiore saldezza, fondata sui principi e spirito della legge divina, innestata nel sacrificio e nella rinuncia. Fa attenzione che la tua vita non sia basata sull'insicurezza. Una simile vita non la potresti difendere dal vento gelido dell'ignoranza e dalle bufere delle passioni. Appena la tentazione infuria, si sfascia tutto. Costruisci sulla roccia se vuoi sfidare le vicissitudini del tempo. Finché la tua vita rimane priva di mordente spirituale, sarà sempre una vita vuota, senza profondità interiore. Dà un senso, un fine alla tua esistenza. Il tuo percorso della vita forse è caratterizzato da ansie, problemi insolubili, delusioni. Hai bisogno della luce della fede che ti illumini quando nel tuo cuore si fa buio. Anche se intravedi appena la strada che devi percorrere, devi avere la certezza che laggiù in fondo, quando arriverai al traguardo, brillerà una luce sfavillante. È la tua gioia, la tua serenità. Riserva un piccolo spazio nel tuo cuore e Dio sarà tuo ospite. Non ti fermare, continua a costruire la tua vita giorno dopo giorno sulla roccia dura e fredda del sacrificio e del dolore. Nessuna tempesta ti sbatterà fuori dell'unica via della salvezza. Non ti addentrare nel fango della passione, perché non riuscirai più a venirne fuori. Poggia i tuoi piedi sul sicuro cammino della fede che ti è stata trasmessa e testimoniata dai tuoi antenati. Immergiti nella natura e vedrai la potenza, la bellezza di Dio e la sua provvida sapienza. Signore, da chi andrò? Tu solo hai parole di vita eterna, tu solo la mia guida e la mia vita.